Tutto quello che verrà da sabato prossimo in poi sarà solo grasso che cola, perché la Salinis il suo dovere l'ha fatto ampiamente, conquistando la salvezza in Serie A2 già al termine del girone d'andata, salvo arricchire una stagione tra le migliori della recente storia sportiva con la qualificazione alle finali di Coppa Italia e l'approdo ai playoff promozione. Di per sé un traguardo già soddisfacente, anche se, assicura il tecnico Domenico Lodispoto, nella doppia sfida contro la Cogianco, prima gara sabato a Barletta, ritorno una settimana dopo in terra laziale, la Salinis non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale. Anzi, proprio l'avversario di alta classifica è ritenuto un vantaggio per la squadra di Margherita di Savoia. Noi siamo una squadra che, con tra virgolette le grandi, ci siamo sempre esaltati. La Cogianco è una delle grandi, delle protagoniste di questo campionato. Si è giocato il campionato fino all'ultima partita, sicuramente saranno molto ma molto arrabbiati, vorranno raggiungere a tutti i costi il loro obiettivo stagionale, che è quello di tornare in Serie A. È una società prestigiosa, noi non ci fa che onore disputare il playoff contro questa società, ma sicuramente non siamo la vittima sacrificale della Cogianco. Questo è un dato certo. Non solo la squadra maschile della Salinis proverà a ribaltare il pronostico in questi playoff, anche la formazione femminile, allenata da Vito D'Ambrosio, cercherà gloria nella corsa verso lo scudetto del calcio a 5. Il primo appuntamento, storico anche questo, è contro la Ternana domenica pomeriggio al Tenso Statico di Margherita di Savoia a partire dalle 17. Si tratta di gara 1 degli ottavi di finale, traguardo che le calcettiste in rosa, in tutti i sensi, vorrebbero superare.